questo punto 45 secondi al via, Massimo a te. Cali che stanno per andare agli ordini dello starter per questo Mediterraneo 2022. Alla pari ora Dotera S dopo aver toccato un minimo di 1,75 e un massimo di 2,15. 4,50 si è stabilizzato Dilettevole Napo che era sceso addirittura a 4. Doja S ha toccato il 9 e ora è a 5. Discesa ulteriore rispetto a un intermedio 6. Alle che sono stati chiamati alla partenza. Luce accese, macchina in movimento, Gran Premio Mediterraneo 40-0-40, 1600 metri, gruppo 3, indigeni europei di 3 anni, in 12 al via, 1 Diva del Ronco, 2 Dotera S, 3 Dante Clemar, 4 Donna Ventura Ors, 5 Daniele Jet, 6 Doja S, 7 Diva Indal. Questa la prima fila, in seconda 8 Dancing Firm, 9 Don King Matley, 10 Dino Toscano Key, 11 Donna Vittoria Parr, 12 Dilettevole Nap. Parte piano Diva Indal. Stacco della macchina, partiti. Errore di Doter AS. Numero 2 squalificato. E finisce a tabellone Donna Ventura Ors in vantaggio nei confronti di Doja S. Fra i due Daniele Jet, 13-2 il lancio lungo i birilli Dante Clemar. Completamento del primo quarto di gara con Daniele Jet che si presenta su Donna Ventura Ors, 27,5 il parziale iniziale, rimane di fuori scoperto Doja S in terza corsia, Dilettevole Nap. Numero 7 squalificato di Dino Toscano Key, la squalifica per Diva Indal. 42,5 i 600 metri iniziali, passa Doja S nei confronti di Daniele Jet, è il terzo battistrada della corsa, rimane aria in faccia Dilettevole Nap, il mezzo miglio in 57 spaccato, Doja S è il leader. Si va sulla dirittura di fronte, la mossa in terza corsia a parte di Dino Toscano Key a lato di Dilettevole Nap. Non c'è un attimo di respiro al completamento del chilometro in 1,12,5. Si mette sulle gambe in mezzo alla pista anche Don King Matley, anticipato da Donna Vittoria Parra. 500 al termine, Doja S ancora in vantaggio all'imbocco della piegata conclusiva. Accelera pedinato da Daniele Jet, poi Dilettevole numero 11 metà squalificato. Dell'ultima curva, l'errore alla squalifica per Donna Vittoria Parr quando Doja S ha 1,5 di margine nei confronti di Daniele Jet che prova a sortire dalla sua scia all'ingresso della dritta arrivo. Doja S in vantaggio nei confronti di Daniele Jet a 150 la conclusione. Doja S in vantaggio, Doja S su Daniele Jet, Doja S vince il Mediterraneo. Secondo termina Daniele Jet, terza Donna Ventura Ors, 1,56,5 il totale, 1,12,9. Non è Dotera S ma è Doge AS che porta Alessandro Gocciadoro sul gradino più alto del podio. Vincenzo Luongo, perfetto interprete, i colori della signora Anna Zappella. Al secondo un ottimo Daniele Jet, al terzo Donna Ventura Ors, 6-5-4 l'ordine arrivo, 1-12-9 la media al chilometro di Doja S. E allora la vittoria per Doja S, Vincenzo Luongo, cavallo che aveva avuto una primavera brillantissima anche e soprattutto dal punto di vista cronometrico, aveva dato segni di risveglio nella finale del Gran Premio Orsi Mangelli e oggi ha trovato la giornata di grazia andando a vincere una corsa sicuramente combattuta, sicuramente importante. 1,12,9 vedete sul tabellone, la media al chilometro. Tra poco Vincenzo Luongo in premiazione, per il momento linea alla regia.
E allora siamo in premiazione. Siamo in premiazione per questo Gran Premio Mediterraneo. Però il gruppo T vince con Doge AS Vincenzo Luongo. Un applauso e la coppa al vincitore offerta dal Sisi Lauto, la signora Paola Maltagliati, che premia Vincenzo Luongo. Coppa che poi andrà al proprietario. Poi abbiamo, eccola qui, la coppa al proprietario, offerta anche dalla SIPET. Poi la coppa al guidatore e quella all'allenatore. Proprietario che fa incetta di coppe. E poi la coppa, il trofeo offerto dall'ANACT per l'allevatore del cavallo vincitore. Abbiamo ancora una targa anche per l'artiere, da non dimenticare mai gli artieri, che sono ovviamente parte fondamentale del successo di un cavallo. Ed ecco la targa offerta anche all'artiere. Se ci mettiamo in ordine, c'è anche la fotografia. E allora, prestate una mano alla proprietà. Intervista. E allora, Vincenzo, anzitutto diciamo che hai bissato il successo a tavolino l'anno scorso, questa volta primo e basta. Ma diciamo che Palermo mi porta fortuna, sono fortunato. Dalla vittoria di Sherry Witt oggi siamo passati a Doge AS, quindi direi tutto sommato bisogna venire sempre a Palermo, no? Senti, eppure insomma, soprattutto nella prima parte della gara, insomma, ti sei dovuto impegnare. Ma io pensavo che sfilavo su Donaventura Horse e abbiamo trovato quello di Nardo, che mi ha messo i piedini di dentro e ho dovuto subire un attimo 200 metri. Poi da lì, quando lui ha sfilato su Donaventura, sono andato subito a chiedere strada e poi da lì è diventato tutto semplice. Senti, Carlo, che aveva fatto vedere grandi cose in primavera, poi un periodo un po' così, ma già nel Mangelli era tornato lui. Sì, lui è stato sempre un cavallo di parziale, un cavallo svelto. Al Mangelli ha fatto valere la sua qualità, è terzo senza correre in un gruppo 1, quindi direi che tutto sommato è un cavallo da gran premi. Quali erano state le indicazioni di Alessandro? No, mi ha detto solo che il cavallo era in grande ordine, quindi poi la corsa era abbastanza semplice. L'avversario era dato RS che ha sbagliato subito al via, quindi dopo è diventato tutto facile. E allora vince questa edizione del Gran Premio Mediterraneo Doge AS Vincenzo Luongo. Un applauso del pubblico. Grazie.